Scegli un luogo tranquillo, elimina ogni possibile fonte di disturbo e distenditi in posizione supina su un tappetino steso a terra. Puoi utilizzare dei supporti come una coperta piegata sotto la nuca per allungare bene le vertebre cervicali o un rotolino sotto le ginocchia per distendere la zona lombare. Prenditi un po' di tempo per assestare bene il corpo, questi preparativi sono importanti e fanno parte della pratica. Lascia cadere le punte dei piedi verso l'esterno, le braccia puoi tenerle leggermente scostate dai fianchi con i palmi verso l'alto, oppure se preferisci puoi appoggiare le mani sull'addome per percepire il respiro. I denti non si toccano, le labbra si sfiorano appena. Compi tutti gli aggiustamenti necessari per sentirti assolutamente confortevole e a tuo agio. Copriti bene e assicurati di non avere freddo. Sentiti sicuro e protetto in questo spazio e decidi di dedicare questo tempo a te stesso per la pratica dello Yoga Nidra. Una volta sistemato, lascia che il corpo fisico si stabilisca nell'immobilità e nella quiete. Percepisci tutti i punti di contatto del corpo con il tappetino. Anche se ti trovi in una stanza, il tappetino dove appoggi rappresenta la terra. Quindi abbandonati con fiducia a questa terra che sostiene e accoglie benevolmente il tuo corpo. Percepisci la forza di gravità e non opporre alcuna resistenza. E mentalmente decidi di lasciarti guidare dalla mia voce per la durata di questa pratica. Ogni volta che si pratica lo Yoga Nidra è differente, quindi lascia che la pratica di oggi si sviluppi così come viene, senza particolari aspettative, mentre decidi di accogliere benevolmente tutto ciò che emerge e tutto ciò che ti succede come parte della pratica. Ora porta l'attenzione allo spazio del cuore, questo spazio grande quanto l'universo che ci circonda, come sta scritto nell'Upanishad. In questa città del Brahman, che è il corpo, all'interno della dimora di un piccolo loto, vi è un minuscolo spazio. Lì risiede ciò che dobbiamo cercare, che dobbiamo desiderare di conoscere. Questo spazio dentro il cuore è grande quanto lo spazio che ci circonda. Sia il cielo che la terra sono concentrati al suo interno. Sia il fuoco che l'aria, sia il sole che la luna, il lampo e le stelle. Ciò che abbiamo e ciò che non abbiamo, tutto, tutto è concentrato al suo interno. E senti se da questo spazio emerge un desiderio, un'intenzione, una preghiera. E allora puoi esprimere questo sankalpa attraverso le parole, formulando un'affermazione positiva che ripeterai mentalmente per 3 volte, oppure puoi lasciare che si formi un'immagine. Una vivida immagine del tuo sankalpa già realizzato, già compiuto. Oppure puoi lasciare che la consapevolezza riposi per qualche momento in questo spazio del cuore, sapendo che proprio lì il tuo sankalpa si manifesterà con il tempo. Ora lascia che la tua consapevolezza venga guidata dalla mia voce attraverso differenti punti del corpo. Non è necessario alcuno sforzo o impegno, solo mantieni una delicata e tranquilla connessione con la mia voce. Io nominerò dei punti particolari lungo tutto il corpo, tu puoi visualizzarli come punti luminosi. Oppure puoi sviluppare la sensazione di quella particolare parte del corpo, come ti viene più facile. Porta ora l'attenzione
al centro tra le sopracciglia. La fossetta subito sotto la gola, la spalla destra, il gomito destro, il polso, la punta del pollice destro, dell'indice, medio, anulare e mignolo. Poi di nuovo il polso destro, il gomito, la spalla e la fossetta sotto la gola. Poi spostati alla spalla sinistra, il gomito sinistro, il polso, la punta del pollice sinistro, dell'indice, medio, anulare e mignolo. Di nuovo lascia che la consapevolezza vada all'interno del polso sinistro, del gomito, della spalla e di nuovo alla fossetta sotto la gola. Scendi al centro del petto, poi la parte sinistra del petto, il centro, la parte destra del petto e di nuovo al centro del petto. Mantieni sempre una tranquilla connessione con la mia voce, mentre lasci che la consapevolezza si sposti delicatamente lungo i vari punti del corpo. Ora all'ombelico, l'osso pubico, l'anca destra, il ginocchio, la caviglia destra, la punta dell'alluce destro, secondo dito, terzo dito, quarto dito e quinto dito del piede destro, la caviglia destra, il ginocchio, l'anca e l'osso pubico. Spostati ora all'anca sinistra, il ginocchio, la caviglia, la punta dell'alluce sinistro, il secondo dito del piede sinistro, terzo dito, quarto dito e quinto dito. Caviglia sinistra, ginocchio, anca e osso pubico. Sali di nuovo all'ombelico, al centro del petto. Senti la fossetta sotto la gola e poi il centro fra le sopracciglia. Ora visualizza questi punti, tutti questi punti contemporaneamente. Osserva tutti questi punti luminosi nello stesso momento, oppure raccogli tutte le sensazioni percepite nei vari punti del corpo e sentile nello stesso momento. Poi ripeti mentalmente a te stesso: io sono sveglio e cosciente e sto praticando lo Yoga Nidra. Percepisci il respiro. Sentilo come fluisce agevolmente, come entra ed esce dal tuo corpo. Lascia che la tua consapevolezza sia completamente assorbita da questo ritmo del respiro, che forse spontaneamente diventa un po' più lento e un po' più profondo. E la prossima volta che ti trovi a espirare, sviluppa un senso di abbandono, accompagnato da un senso di piacevole pesantezza. Mentre il respiro continua a entrare e uscire agevolmente dal tuo corpo, ogni volta che espiri, sviluppa un piacevole senso di pesantezza. E mentre espiri, senti che puoi lasciare andare ogni minima tensione, tutto ciò che non ti serve più, e senti che la terra può ricevere tutto ciò che tu lasci andare. Ad ogni espiro sviluppa un senso di pesantezza e abbandono. Poi lascia andare. Continua a sentire il respiro fluire liberamente. E la prossima volta che ti trovi a inspirare, sviluppa un senso di piacevole leggerezza.
Senti il corpo che sfiora appena il tappetino. E ogni volta che inspiri, aumenta questa piacevole sensazione di leggerezza, quasi che il corpo potesse galleggiare nell'aria come un palloncino. Poi lascia andare la leggerezza e per un momento prova a percepire le due sensazioni opposte contemporaneamente. Per far questo devi lasciare andare per un momento le categorie mentali, fare come un passo indietro e trovarti in quella spaziosa consapevolezza che contiene ed è al di là delle sensazioni opposte. Prova a percepire per un attimo pesantezza e leggerezza allo stesso momento. Poi lascia andare. E ripeti mentalmente a te stesso: sono sveglio e cosciente e sto praticando lo Yoga Nidra. Percepisci ora la presenza della colonna vertebrale e porta l'attenzione al coccige, proprio alla base della colonna. E mentre mantieni la percezione di tutto il canale centrale, la prossima volta che inspiri, lascia viaggiare la consapevolezza dal coccige al centro della testa, poi espirando dal centro della testa fino al coccige. Mentre il respiro fluisce liberamente dentro e fuori dal corpo, lascia che la consapevolezza si sposti lungo la colonna vertebrale, inspirando verso l'alto, verso il centro della testa, espirando verso la base, verso il coccige. Puoi visualizzare questo movimento come una luce bianca o dorata, oppure puoi sviluppare la sensazione interna, come ti viene più facile. Inspirando, lascia spostarsi la consapevolezza dalla base fino al centro della testa. Espirando, ritorna alla base. E puoi visualizzare questo movimento come una luce bianca o dorata che si sposta all'interno della colonna vertebrale. Oppure puoi sviluppare la percezione interna, la sensazione interna, come ti viene più facile. E la prossima volta che inspiri, rimani con l'attenzione al centro della testa e osserva lo spazio buio dietro le palpebre chiuse, il Chidakasha, lo spazio della mente. Questo spazio, che può essere tanto grande o tanto piccolo quanto tu lo vuoi immaginare, osservalo. Osserva tutto ciò che compare. Lascia venire le immagini, i colori, i pensieri. Osservali con curiosità e attenzione, ma senza identificarti e senza giudicare. Poi lasciali andare. Accogli benevolmente tutto ciò che emerge, rimanendo nella consapevolezza. Continua ad osservare questo spazio. Senti come è aperto e infinito. E poi porta questo senso di spaziosità nel cuore. Ritrova nuovamente la tua consapevolezza nello spazio del cuore. Questo sé dentro il mio cuore, che è più piccolo di un grano di riso, di un grano di orzo, di un grano di senape, di un grano di miglio, di un nocciolo di un grano di miglio, questo stesso sé che è dentro il cuore, è più grande della terra, più grande dello spazio, più grande del cielo, più grande di tutti i mondi.
e mantenendo la percezione di questo spazio, lascia riemergere il tuo Sankalpa. E come hai fatto prima, puoi esprimerlo attraverso le parole, oppure puoi lasciare che si formi un'immagine, una vivida immagine del tuo Sankalpa già compiuto, già realizzato. Oppure puoi lasciare che la consapevolezza riposi in questo spazio, sapendo che il Sankalpa è già presente, è già lì e con il tempo, con la pratica, si manifesterà. E mentre la pratica si avvia alla sua conclusione, assapora ancora per qualche momento l'esperienza di essere assorbito nello stato di Yoga Nidra, di essere in contatto con la parte più profonda di te stesso e con questa pace che è dentro di te. E allora sappi che questa pace fa parte di te. E ci puoi sempre tornare, è dentro di te. Mentre i benefici dello Yoga Nidra si faranno sentire anche dopo la conclusione della pratica. Torna a sentire il respiro e percepisci il contatto con la terra. Senti tutti i punti del corpo che toccano il tappetino, come hai fatto all'inizio. Ricorda i vestiti che indossi, senti il contatto della pelle con i vestiti, con la coperta o con l'aria. Poi con gli occhi della mente rivedi la stanza in cui ti trovi. Senti la presenza delle persone che ti circondano e lascia venire i rumori esterni, includili nella tua consapevolezza. Poi quando ti senti molto lentamente, inizia a fare qualche piccolo movimento. Anche questi piccoli movimenti fanno parte della pratica, quindi compili con la massima consapevolezza. Muovi le dita dei piedi, le dita delle mani, lascia oscillare il capo sulla nuca, destra e sinistra. Puoi abbracciare le ginocchia piegate mentre gli occhi sono ancora chiusi. Poi quando ti senti, lasciati andare su un fianco con gli occhi ancora chiusi. E poi con calma, aiutandoti con gli avambracci per non forzare la schiena, portati in posizione seduta. Assumi una posizione seduta corretta, allineata, gli occhi sono ancora chiusi. Puoi ringrazia te stesso per aver dedicato del tempo allo Yoga Nidra e sviluppa gratitudine per questa pratica che ci è stata trasmessa. Percepisci l'universo interiore con gli occhi chiusi. E poi lascia che gli occhi si aprano per un momento, mentre lasci venire il mondo esterno, mentre mantieni la consapevolezza anche nel mondo interiore. Poi richiudi gli occhi per un momento e senti che anche con gli occhi chiusi puoi percepire il mondo esterno. Apri nuovamente gli occhi. Porta le mani giunte davanti al cuore per onorare e ringraziare il maestro interiore. Con un gesto di saluto, la testa che si inchina. La pratica dello Yoga Nidra è ora terminata. Hari Om Tat Sat.